Officine Zoppelletto. Lavorazioni lamiere in acciaio a Cavazzale. Amici sportivi, buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento con R Sport. Anche questa sera tante notizie, tanti servizi nella trasmissione ideata e creata da Rangers Servizi di Sicurezza, che è una realtà che spinge molte, molte realtà sportive del Vicentino e non solo. Ma anzitutto vediamo il nostro sommario. Le ragazze di Marco Silvestrucci mettono a segno la quinta vittoria consecutiva in stagione. Vittima di ieri il Castelnuovo Scrivi ha superato 72-66 grazie ad una prestazione di squadra superlativa e a una Vujovic da sogno. I pirati della Rangers Pallanuoto sbancano Milano e portano a casa un'altra grande vittoria che li proietta al terzo posto in classifica in compagnia di Bergamo e la Vicenza Acquatica sogna. Domenica prossima torna il campionato di Serie A di rugby con il big match tra prima e seconda in classifica. Alla Rangers Arena di Vicenza arriverà il Rutgers Tarvisium, distante solo 7 punti dalla capolista. Inizia male la pur salvezza per Vicenza Volley, che perde in trasferta contro Club Italia per 3-0, ma soprattutto colleziona la quinta sconfitta nelle 6 ultime gare. Campanello d'allarme per le ragazze di Bagnosi? Weekend con sconfitte per le vicentine dell'Hockey Online. Asiago perde 6-5 dal Cittadella, mentre i Diavoli Vicenza tornano battuti da Milano per 2-1 sotto accusa ancora una volta la mala gestione della gara. Bene amici, come abbiamo visto dai titoli, partiamo con il basket femminile, perché la Velkofin Interlox Vicenza ha sconfitto anche Castelnuovo Scrivia, che nel pre-match era presentata come una corazzata. D'altronde è molto meglio piazzata delle vicentine, però siamo arrivati alla quinta vittoria consecutiva per la felicità, fra gli altri, anche del nostro Antonio Villani, che ha curato il servizio. Sembra non volersi più fermare la Velkofin Interlox Vicenza, che nel campionato di basket femminile Serie 2 ha trovato la quinta vittoria consecutiva. La notizia è che questo successo per 72-66 è arrivato contro Castelnuovo Scrivia, squadra di vertice riuscita lo scorso weekend a vincere la Coppa Italia di A2. Colpaccio centrato quindi per la squadra di coach Marco Silvestrucci, che continua spedita la corsa verso la salvezza. Le Beriche sono attualmente penultime a quota 10, a 2 punti da Ponzano, vittoriosa sabato, ma con una partita in meno. Non è troppa poi la distanza dalle squadre attualmente a quota 14. Tutto lascia presupporre un futuro roseo, soprattutto se si metterà la stessa grinta dimostrata contro Castelnuovo Scrivia. Le padrone di casa, dopo una partenza sprint, hanno subito un rientro e si erano portate sul meno 14, 26-40, nel corso del terzo periodo. A quel punto un time-out chiamato da Silvestrucci è risultato essere decisivo, perché la squadra ha ricominciato a prendere ritmo e a recuperare terreno. Il sorpasso arriva dopo un tecnico fischiato alle avversarie. Gli ultimi minuti sono una guerra di nervi, con Vicenza al bonus, chiamata spesso a far canestro dalla lunetta. La freddezza nel tirare i liberi consente a Giordano e compagni di portare a casa una vittoria a dir poco importante. La strada sembra davvero quella giusta e i progressi continui. Il prossimo match sarà la trasferta di sabato sera contro Eco Dentalpo. Questa Velkofin sembra ormai avere i numeri per giocarsela con tutte. E c'è sicuramente un altro clima, un'altra energia dopo 5 vittorie consecutive che vanno e stanno cercando di mitigare un girone d'andata veramente disastroso. Dicevamo, dopo la vittoria era giusto raccogliere i pareri di alcuni dei protagonisti, in primis il coach Marco Silvestrucci e poi Alice Peserico. Vediamo. Possiamo dire che questa è stata la prova di carattere più bella delle ragazze quest'anno? Non so se più bella, mi auguro che di più belle ce ne saranno in futuro, però sicuramente hanno fatto bene, hanno avuto una grandissima reazione sul meno 14, e si sono compattate, hanno lottato davvero come delle leonesse e a me vanno i miei complimenti, perché davvero hanno avuto una reazione quasi inaspettata. I progressi partita dopo partita sembrano esserci sempre di più. Beh, sì, anche se per esempio nel primo tempo
abbiamo concesso troppe palle perse, abbiamo concesso dei rimbalzi offensivi a loro che erano evitabilissimi, e abbiamo molte cose da limare, però direi che la base adesso inizia ad essere consistente e ci prepareremo per Alpo con la consapevolezza di andare lì e giocarci la partita. La sentivamo perché comunque arrivavamo da 4 vittorie, la volevamo tanto ed è arrivata, siamo molto contenti, anche perché è stata una prova di una grande squadra, perché andare sotto di 14 e poi recuperare, siamo state proprio brave. Cosa vi ha detto coach Silvestrucci in quel momento? Che dovevamo rimanere lì con la testa perché la partita non era per niente andata, e di andare su ogni pallone, e pian piano, punto dopo punto, siamo riuscite a rimarginare e poi andare anche in vantaggio. E allora vediamo com'è andata la 21esima giornata del campionato femminile di Serie A2. Vince nettamente Milano con Alperia 84-52, mentre perde clamorosamente, ormai in caduta libera, lo vedrete anche nella classifica, Acciaieri e Valbruna 35-84 contro Costa Masnaga. Podolife Treviso vince di un punto 74-73 contro Carugate, mentre in trasferta Uomena Pudine batte Futurosa Trieste 61-52. Ecco Dentalpo 69, Loggi Manbroni 53 e poi San Giorgio che perde 68-70 contro Ponzano. E vediamo la classifica, considerando che Castelnuovo Scrivia è a 36 punti al secondo posto in classifica con Costa Masnaga ed è stata sconfitta dalle nostre ragazze, che hanno abbandonato l'ultima posizione e vedono nel mirino altre squadre: Posa Clima, Alperia e Futurosa Trieste. Incontreranno Ecco Dentalpo, che è a quota 16, vedremo come andranno le cose. Vediamo la situazione ancora: 38 per Sanga, 36 Castelnuovo Scrivia e Costa Masnaga, 32 Udine, a 20 punti la coppia Broni e Treviso, a 18 San Giorgio e Bagno Carugate, 16 come detto Ecco Dentalpo, a 14 Trieste e Bolzano, poi Ponzano a 12 e la nostra Vicenza a 10 punti con Bolzano, come dicevamo, in caduta libera. Ma intanto, per quanto riguarda il basket, c'è da segnalare che i ragazzi dell'Allianz Vicenza non hanno giocato domenica, ma hanno disputato un gran bel turno infrasettimanale. C'era una gara da recuperare, l'hanno fatto alla grande vincendo a Padova. Vediamo il servizio di Lorenzo Zampini. Al Palaberta va in scena il recupero della 22esima giornata tra Petrarca Padova e Civitus Allianz Vicenza, con gli uomini di Cilio pronti a dare battaglia per allungare la striscia di vittorie e portarsi a più 6 proprio sui patavini. L'avvio è tutto targato Vicenza, che trova con facilità il canestro e infila da 3 in rapida sequenza grazie a Petrucci e Cucchiaro, portandosi sul più 10. Padova, dopo qualche minuto di difficoltà, inizia a racimolare punti, riuscendo a colmare quasi completamente lo svantaggio. Ci pensano Morgillo e Basile ad insaccare le triple decisive per il 18-19 di fine primo quarto. Il secondo periodo vede Petrarca e la Civitus fronteggiarsi punto a punto per una serie di sorpassi e controsorpassi. Le percentuali a canestro scendono e a prevalere è l'agonismo, che porta le due squadre ad essere più fallose, consentendo giri in lunetta ai rispettivi avversari. All'intervallo il parziale 33-32. Alla ripresa la musica non cambia, l'incontro è equilibrato e le difese prevalgono sugli attacchi. Basile allora prova a stappare l'incontro infilando da 3 e infiammando il pubblico del Palaberta, ma l'esito è inaspettato. Vicenza inizia infatti a trovare con facilità il canestro, mentre le offensive padovane si infrangono contro il muro difensivo ospite. Campiello e Petrucci costruiscono il vantaggio biancorosso, poi Ambrosetti sigilla con una tripla pesantissima per il più 11 Civitus alla sirena. Sulle ali dell'entusiasmo, Vicenza apre le danze dell'ultimo periodo con un grande canestro da 3 di Petrucci, che viene imitato da Ianuale poco dopo. Il Petrarca prova a reagire, ma è sempre Petrucci il mattatore di giornata, infilando altre 2 triple. Un calo di tensione nel finale consente ai padovani di avvicinarsi nel punteggio, ma la Civitus regge l'urto e porta a casa la quarta vittoria consecutiva con il punteggio di 63-71.
E sabato prossimo Vicenza ospiterà la capolista Orzinuovi, che di punti ne ha 38, mentre, come detto, la Allianz Vicenza ne ha 24. Però visto come è andato nel basket femminile, chi lo sa, magari riusciranno i ragazzi di Ciglio a regalarci un'altra soddisfazione. Sicuramente una grande soddisfazione ce l'hanno offerta i ragazzi della Pallanuoto Vicenza, della Rangers, che anzitutto hanno vinto un'altra gara in trasferta, che era una cosa che nel girone di andata stentava a decollare, ma soprattutto perché grazie alla vittoria contro la Geas Milano raggiungono il terzo posto in classifica. Vediamo il servizio. La Rangers Pallanuoto ci sta prendendo gusto. Se nel girone di andata erano state le gare fuori casa a deficitarne la posizione in classifica, dopo il giro di boa le cose stanno cambiando anche fuori dalle acque amiche. Sabato la piscina era quella del Geas Milano, i ragazzi di Mirko Dal Bosco hanno messo subito le cose in chiaro sin dalla prima frazione, un bel 4-2 con Scocchi e Scotti Galletta subito protagonisti. Nelle altre frazioni i frombolieri della Rangers si alterneranno nello score. Scotti Galletta alla fine ne farà 3, poi Damiano con una doppietta, Santolin, Simioni, Rudy Marotta. Ma in generale tutta la squadra non mollerà mai, rendendo inutile ogni tentativo dei padroni di casa di recuperare il punteggio. Unico momento di difficoltà quando a 3 minuti dalla fine il Geas arriva a -1. Ma è proprio Damiano a rasserenare tutti con il gol che chiude 9-11. Campionato davvero strano, con Bergamo grande protagonista al terzo posto insieme alla Rangers e molte cadute eccellenti. Ma adesso occhi e attenzione a Piacenza. Già battuta in casa all'andata, sarà lì che la Rangers dovrà superare il suo esame di laurea. Sognare non costa nulla. Bene, vediamola allora questa classifica dopo l'undicesima giornata. Piacenza 25 punti, Sportiva Sturla 24, a 18 punti Monza e Locatelli Genova, a 16 la Rangers Pallanuoto Vicenza, seguita dalla coppia Bergamo e Torino a 15 punti, 12 per il Cus Geas Milano, 10 punti e così si conclude la classifica Sporting Lodi e Busto Pallanuoto. Dopo il turno di riposo e la sosta per l'impegno di sabato scorso della nostra nazionale, sconfitta dal Galles in casa e ormai sempre più vicina all'ennesimo cucchiaio di legno, si contano ormai i giorni che ci separano dal big match della prossima giornata del campionato di Serie A di rugby, che vedrà protagonista la Rangers Rugby Vicenza capolista, che riceverà la Ruggers di Tarvisio. Il nostro Davide Pellizzari ha raccolto le impressioni di Tommaso Nicoli, ma soprattutto di coach Andrea Cavinato, che coglie l'occasione, diciamo così, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, perché contesta in qualche modo, e noi siamo abbastanza d'accordo con lui, legato ai nuovi ingressi nel roster di Tarvisio. Ma ci racconta di più questa intervista, vediamola. Ma indubbiamente forse la più importante, visto le posizioni in classifica, noi primi, loro secondi, loro sono a 7 punti da noi, se vincono qua vanno a 3 o 2 punti, perciò sarà una partita estremamente combattuta. Inoltre diciamo che la Tarvisio, rispetto all'andata quando l'abbiamo battuta in casa loro, ha cambiato abbastanza il proprio roster, perché con i giocatori dati dalla Benetton alla Tarvisium, giocatori di altissima qualità che giocano in nazionale, che appartengono all'Accademia della Benetton, la Tarvisium ne ha giovato molto da questa cosa che, tra le altre cose, non trovo estremamente corretta, perché va indubbiamente a falsare quello che è il campionato e quello che è la realtà di questo campionato. Non trovo estremamente corretto che i giocatori della Benetton vadano solo sulle società vicine a Treviso, cioè Tarvisio e Paese. È una partita sempre difficile e mai scontata contro il Tarvisio. L'anno scorso ci è costata parecchio, devo dire. Quest'anno da loro
è stato comunque un bel riscatto, perché un po' se l'era sentita l'anno scorso, gli era ancora un po' rimasta lì, però sicuramente Tarvisium sta facendo una grande annata ed è un avversario pericolosissimo e non possiamo permetterci passi falsi, quindi la partita la stiamo preparando molto bene, stiamo lavorando in maniera molto intensa, fasi statiche, lanci di gioco. I nostri tre quarti quest'anno viaggiano molto bene, come si è visto già anche l'andata e come stanno dimostrando da tutto l'anno, però sicuramente sarà una partita in cui bisogna metterci la testa e non in senso figurato. E bravo il nostro Tommaso Nicoli, però c'è da dire una cosa, siamo perfettamente d'accordo con Cavinato e bene ha fatto a sottolinearlo in questa intervista nel momento in cui siamo in testa al campionato rispetto a questa Tarvisium arricchita, chiamiamola così, un po' come i motori che vengono arricchiti con l'additivo. Auguriamoci però che i ragazzi sapranno superare anche questa difficoltà e quindi continuare a essere in testa al loro girone nonostante questo giochino, diciamo, degli uomini dell'Accademia del Benetton. Vabbè, cambiamo argomento, ma solamente per quanto riguarda la categoria, non certamente per la disciplina sportiva, perché se è vero che era ferma la Serie A, le squadre giovanili erano invece in piena attività e come sempre, seppur breve, il nostro Davide Pellizzari ci fa un punto della situazione dei più giovani. Vediamo. Domenica di pausa per le categorie propaganda delle Rangers Rugby Vicenza, che si sono distinte nelle feste del rugby di domenica 5 marzo ad Abano con Under 7, 9, 11 e dal Gobbatto di Vicenza con l'Under 13. Esordio con il regolamento dei grandi per tutte le formazioni Under 15 della franchigia Vicenza. Vicenza 1 supera il Cuspadova 21-10, mentre Vicenza 2 ferma la rincorsa al Bassano proprio sul più bello, finale 39-19. Nel triangolare di Schio Vicenza 3 si impone con Sudtirol 22-7, ma cede il passo 0-28 con il Piave. Congratulazioni a Derek Voloshuk, pilone della Rangers Rugby Vicenza Under 17, che è stato selezionato per partecipare al torneo delle regioni Fira Parma con i migliori atleti nazionali di categoria. Bella domenica infine per le formazioni Under 19, che colgono due importanti vittorie. Vicenza 1 vede finalmente premiati i suoi sforzi superando sul terreno della Rugby Arena il Pasian di Prato 15-9, mentre Vicenza 2 vince nettamente a favore Veneto contro Riviera 10-31. E ora parliamo di hockey in line. È stato decisamente un brutto weekend per le squadre del Vicentino. Ha iniziato l'Asiago Vipers che ha perso a Cittadella per 6-5. Poi c'era il big match tra Ausquanta Milano e i Diavoli, che non sono andati meglio. Perdono per 2-1 all'overtime. A questo punto la classifica è veramente ravvicinatissima con Milano, ma soprattutto l'Ausquanta dimostra di essere la bestia nera per i Diavoli Vicenza. Vediamo il servizio. Una partita che vale una stagione, un campionato, e Milano che ancora una volta fa piangere i vicentini. Nell'ultima partita del girone di andata di questo Master Round, i Diavoli Vicenza non passano in casa dell'Ausquanta. Lo scontro al vertice finisce 2-1 all'overtime in favore dei padroni di casa, che ora sono ad una sola lunghezza di distanza in classifica dai Diavoli. Cinici e spietati, i milanesi approfittano dell'overtime per mettere il sigillo di superiorità allo scontro diretto con gli avversari di sempre. Una partita fisica, limite del consentito, con gli arbitri che sorvolano sugli episodi e consentono un gioco maschio, combattuto su ogni dischetto che non risparmia nessuno. Primo tempo che parte subito a buon ritmo, con i portieri impegnati sin dai primi secondi di gioco. Fra l'altro, i milanesi avevano proprio tra i pali un'assenza importante. L'infortunato May è stato però ben sostituito da Riccardo Pignatti, ma anche il portiere vicentino Michele Frigo ha disputato un'ottima gara. Passano in vantaggio i vicentini con una bella azione targata a Sigmund dal Sasso, con lo statunitense che allo scadere del primo tempo regolamentare all'occasione del raddoppio, ma manca di poco la porta milanese. 1-0 e si riparte, stesso copione del primo tempo con un alternarsi di azioni e di colpi che non fanno presagire nulla di buono. Allo scadere del secondo tempo infatti, in velocità, Barsanti riesce a mettere a segno il gol che pareggiando riapre l'incontro. 1-1 e si va all'overtime. I Diavoli sembrano accusare il peso del tempo extra ed una loro indecisione in difesa consente a Milano di passare in vantaggio 2-1 e aggiudicarsi l'incontro. Rammarico, delusione, rassegnazione, superiorità effettiva dell'avversario? A questo punto del campionato l'analisi è d'obbligo ed è ciò che sicuramente faranno tecnici e giocatori in prospettiva del girone di ritorno, che si concluderà l'8 aprile prossimo in casa vicentina proprio contro la compagine milanese. Una partita che vale davvero tutto il campionato.
E vediamoli allora i risultati della quinta giornata, li ribadiamo. Milano batte Mac contro il Diavoli Vicenza 2-1, Cittadella batte Asiago Vipers 6-5. Prossimo turno si disputerà il 18 di marzo, vedrà il riposo dei Diavoli e quindi l'occasione per Milano, che affronterà gli Asiago Vipers in trasferta, di passare al comando in classifica. L'altro match vedrà di fronte Cittadella e CUS Verona. La classifica ad oggi però intanto recita così: 36 Diavoli Vicenza, 35 Milano, 26 per gli Asiago Vipers, 20 per Cittadella, chiude Verona con 14 punti. E ora parliamo di hockey su pista. I ragazzi di Alessandro Bertolucci concludono al meglio una settimana impegnativa e dopo la vittoria di Champions sul Noia vincono anche contro Vercelli in trasferta per 7-3, portando a casa 3 punti che servivano per garantirsi il primo posto al termine della regular season. Una partita che inizia a ritmi molto alti, come vedete dalle nostre immagini, con il Vercelli che preme l'acceleratore e mai Trissino a sbloccare il risultato al quarto con un'azione insistita di Malagoli che costringe il portiere avversario Verona alla grande parata, ma sulla respinta arriva Galbas. Reagisce la squadra di casa che perviene al pareggio con Zucchetti che entra in area e batte il portiere Vicentino con l'ausilio del palo. La partita rimane molto intensa e all'ottavo, dopo un blu ai Pinazzar, dal dischetto va Tataranni, ma come avete visto Zampoli non si fa ingannare. Il Vercelli gioca con l'uomo in più e prova a spingere, ma è ancora Cocco, in grandissima forma in questo periodo, ad andare in gol per il vantaggio del 2-1 e pochi minuti dopo fa 3-1 con doppietta personale. Con questo risultato si va alla pausa per Trissino. Nella ripresa quarto gol per la squadra vicentina con Mendez che devia sotto porta. Lo stesso Mendez concederà il bis poco dopo su rigore per un 5-1, ma nonostante il divario in termini di reti la partita rimane di buona intensità con i due portieri ottimi protagonisti del match. Questo il gol di Mendez del 5-1. Il Vercelli si fa sotto al 18esimo con una bella rete in diagonale di Canet, avvenuta però con un giocatore del Trissino che era a terra. Infatti vedete che gli avversari, mentre lui tira, stanno alzando il braccio, ma gli arbitri non ci fanno caso. Il Vercelli prova a uscire dalla pressione trissinese, ma ancora una volta viene castigata da un Cocco in forma smagliante, 6-2. Non è finita perché al 23esimo il Trissino trova anche la settima rete con un bel inserimento di Capitan Joao Pinto in area e fa 7-2, eccolo qui. E infine il Vercelli ha un sussulto e a 6 minuti dalla fine realizza la terza rete a un minuto dalla fine realizza la terza rete del match con Oruste. 18esima vittoria stagionale in campionato e vediamo subito allora i risultati della 23esima giornata. Vince Viareggio contro Monza 4-1, Sarzana 6-2 con Montecchio Precalcino, Sandrigo perde in casa da Forte dei Marmi per 3-2, Trissino vince 7-3 a Vercelli, vince anche Amatori Vasken Lodi contro Edil Fox Grosseto per 5-4, devono disputarsi ancora Ubrocher Bassano contro Montebello e Follonica contro Valdagno. La classifica dopo 23 giornate: Trissino 56, Vasken Lodi 48, Sarzana 43, Follonica 41, Forte dei Marmi, Edil Fox Grosseto 39 punti, a 35 Bassano insieme a Vercelli, a 28 punti Valdagno, a 25 Team Service Carmonza, a 20 punti Sandrigo, a 18 Viareggio, a 12 Montecchio Precalcino, chiude Terre Chimica Montebello. E ora parliamo di motorsport. Il nostro giovane campione vicentino Alberto Battistolli, impegnato in Portogallo nel Rally de Fafe, ha dovuto rinunciare alla partenza della seconda giornata per un problema piuttosto serio alla spalla. Probabilmente ancora una conseguenza dello spettacolare incidente avuto l'estate scorsa a Barum, sempre in occasione dell'Europeo. L'augurio di una pronta guarigione per vederlo ancora protagonista in Italia e soprattutto in Europa. E parliamo invece di Vicenza Volley, che non inizia bene la sua pool salvezza. Era impegnata in trasferta contro Club Italia, tutto sommato una squadra assolutamente abbordabile, e invece torna a casa con un netto 0-3. Vediamo il servizio di Andrea Pertile.
Il percorso nella pool salvezza per la permanenza in A2 dell'Antevolley Vicenza inizia con una sconfitta del tutto inattesa, nonché la quinta consecutiva nelle ultime 6 gare. Le ragazze di Invaiosi si sono arrese per 3-0 in casa del Club Italia, al centro Pavesi di Milano, con i parziali di 25-21, 28-26 e 25-22. In un incontro tutto sommato equilibrato, le azzurrine hanno sfruttato al meglio le occasioni loro propiziate, riuscendo quindi a portare a casa ognuno dei 3 parziali disputati. Le biancorosse partono bene mantenendo uno scarto di 5 punti da 0 a 5 a 3 ad 8. Da questo momento inizia l'attacco delle padrone di casa, che dapprima si portano sul 9 a 10 per poi agganciare le venete sull'11 pari. Contro sorpasso Italia che si porta sul 18 a 15, preludio alla volata finale che consegna il primo set alla formazione di Mencarelli. Nel secondo parziale l'Antea riparte bene guidando sino al 6 ad 11. Fanini chiede il time out per le azzurrine, riuscendo a riportare in corse il gruppo e toccando il pareggio sul 12 pari. Le biancorosse tentano l'affondo che viene immediatamente vanificato prima degli ultimi punti in favore di Club Italia, la quale porta a casa anche il secondo periodo. Il terzo ed ultimo set si dimostra equilibrato sino all'allungo decisivo della formazione di casa sul 21 a 16, che di fatto consegna la vittoria del periodo dell'incontro alla formazione federale sul punteggio di 25 a 22. Non bastano ancora una volta le incursioni di Cavalenca e Kelly, autrici rispettivamente di 18 e 10 punti in un match alla portata per le vicentine, chiamate ora a ritornare a vincere in casa contro l'Ecco il prossimo 19 marzo. Eh sì, un vero peccato, perché al di là dello 0-3 c'è da dire che Antea Vicenza ha cercato di contrastare Club Italia. Non ce l'ha fatta, soprattutto forse perché sono riemersi un po' quei difetti di carattere, di voglia di imporsi, di voglia di lottare su ogni pallone, e questo ha avvantaggiato le giovanissime azzurrine. Però vediamo allora il prossimo turno previsto per quanto riguarda la pool salvezza. Ha perso 3-0 con Club Italia, ora la pool appuntamento è finalmente in casa contro Picco di Lecco, e speriamo veramente che le ragazze di Vagliosi sappiano rispondere alla meglio e rimettersi subito in carreggiata. È fondamentale, diciamo noi, per il movimento sportivo del volley femminile che l'Antea riesca a salvarsi in questa stagione. E ora cambiamo argomento, parliamo del basket in carrozzina che noi seguiamo ogni settimana e che questa settimana prevedeva 2 impegni. Come sapete, il campionato prevede dei riposi, anche delle scalature di tempi nei match. Invece in questo weekend hanno giocato sia Montecchio Maggiore che Vicenza. Ci ha messo molto impegno, grande grinta la squadra dei Delfini di Montecchio Maggiore, che fino a metà del terzo periodo tenevano testa ai cugini e più titolati di Verona, ma poi è salito in cattedra Finn, che ha trovato l'allungo decisivo per il 28 a 61 finale. Vicenza intanto ha ottenuto un importantissimo successo contro il CUS Padova, staccando già il pass per i playoff promozione. Con Gradisca di Sgonzo si giocherà la testa del girone. Vediamo il servizio di Antonio Villani. Si è giocata nel weekend la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie B, che ha dato verdetti importanti. È festa in casa sanitaria Beni per il matematico passaggio ai playoff in seguito alla vittoria casalinga contro il CUS Padova per 67 a 40. Grazie al maggior differenziale Gradisca di Sgonzo, sarà decisiva a questo punto per il primo posto, che darebbe sicuramente la possibilità di affrontare un avversario più abbordabile nella griglia della seconda fase. Nella sfida contro il CUS Padova è vero che gli ospiti non erano al completo per gli impegni di alcuni titolari con il Padova Millennium nelle coppe europee, ma comunque Saracino e compagni hanno offerto un'ottima prova. Probabilmente con la squadra di Padova al completo la sfida sarebbe stata più equilibrata. Esaltante la prova di Sheriff Sciabani, che certamente ha offerto la migliore prestazione stagionale, firmando 25 punti. Ottima la sua vena realizzativa e soprattutto grande personalità dimostrata in campo. Nel complesso l'intera squadra ha messo grande grinta, facendo vedere sin dai primi minuti di voler portare a casa il risultato. Bene amici, per questa puntata è tutto di R Sport. Io vi ringrazio per la cortese attenzione, vi ricordo come sempre la nostra pagina Facebook, poi il canale Instagram R Sport Official e infine il canale YouTube dedicato proprio
e in particolar modo alle dirette che vengono curate da parte della nostra trasmissione, in particolare con la Rangers Rugby Vicenza, ma anche con la Pallanuoto, quindi con la Rangers Pallanuoto Vicenza, con la Pallamano di Quinto Vicentino e anche con i Diavoli Vicenza in occasione di questo Master Round. Non mi rimane altro che augurarvi una buona serata e lasciarvi in compagnia dell'edizione del TG. Buona serata a tutti. Cine Zoppelletto, lavorazioni lamiere in acciaio a Cavazzale.